Benvenuti nel Tempio della Velocità. Siamo a Monza, in Italia, la casa della Ferrari. Chi porterà a casa i punti questo weekend? Scopriamolo, perché sta per iniziare il Gran Premio d'Italia. Monza, il centurione dei circuiti, un pezzo di storia dell'automobilismo. L'appellativo di Tempio della Velocità è più che giustificato. Qui le vetture possono volare, perché l'80% del tracciato è percorribile a tavoletta. Non tutto è rose e fiori, però. Le strette chicane di Monza espongono i freni al rischio di surriscaldamento. La stagione è agli sgoccioli e il tempo stringe per le squadre. Dobbiamo aspettarci una svolta spettacolare? O i piloti in testa riusciranno a resistere? Lo scopriremo presto. Ok, forza! Comincia la festa! Benvenuti e grazie per la compagnia in questo weekend di gara. Concluse le prove libere, siamo in attesa delle qualifiche.
Le squadre che sono riuscite a distinguersi nelle prove libere scenderanno in pista sicure di poter sfruttare il vantaggio ottenuto quest'oggi nell'imminente sessione di qualifica. La pratica conduce alla perfezione? Beh, per uno dei piloti, condurrà alla pole. Ci siamo, gente! Stiamo per cominciare! Radio check. Radio check, okay. It's green light.
Sembrerebbe un bloccaggio. Please give us a radio check on the backup radio. Radio check, okay.
Sembra un testa coda. Qualcuno ha allargato la traiettoria. Radio check. Radio check, okay. It's green light. Thank you.
So that's it for the session. Sulla griglia è il momento degli ultimi preparativi subito prima della gara. Prestazione di livello in qualifica per la Ferrari, che potrà sicuramente sfruttare il risultato a suo vantaggio durante la gara. La Red Bull ci ha stupito con una prestazione eccellente nelle qualifiche. I suoi piloti adesso cercheranno di sfruttare il vantaggio per dominare la gara. Ah, c'è un sole magnifico sulla pista oggi. Le squadre e i piloti sono nelle condizioni ideali per dimostrare di che cosa sono capaci. Qui a Monza tutto è pronto per il via e c'è solo una certezza. Sarà una gara veloce.